Lunedì 20 presenterà il suo nuovo film in anteprima assoluto. Prima di passare la parola a Ben Coerion, lascerei una parola un attimo a Alessandro, che come Piemonte Movie ha, diciamo, coprodotto da noi, insomma, le varie comunità. L'anno scorso abbiamo lavorato con la comunità romena e quest'anno appunto con la vostra comunità, con la comunità albanese. Ed è secondo me un percorso interessante, soprattutto di conoscenza, e anche perché quest'anno poi ha un significato particolare, nel senso che il festival cade proprio nei giorni in cui iniziano i festeggiamenti per l'Unità d'Italia. Noi abbiamo una sezione dove cercheremo di far capire proprio che cosa vuol dire l'integrazione e la nascita di un popolo. Abbiamo una sezione che parte dalla nostra immigrazione, quella piemontese, quindi col film Sacco e Vanzetti. Vanzetti era un piemontese che è morto, appunto, un anarchico morto negli Stati Uniti sulla sedia elettrica. Molti di voi credo sappiano benissimo chi era. E poi passeremo all'altra grande immigrazione che abbiamo avuto, che è stata quella meridionale, non solo meridionale, anche dal Veneto negli anni 50 e 60, e chiuderemo invece con la nuova immigrazione, che è quella che è costituita da popoli che arrivano, insomma, dall'Europa orientale, popoli che arrivano dall'Africa. Questo per andare poi a fare un ragionamento molto semplice e molto banale, che tante volte però appunto invece viene snaturato e sembra e si costruiscono sopra dei castelli, che in realtà tutti quelli che siamo qua in questa sala oggi siamo tutti italiani in qualche modo, con le proprie radici, e siamo gli italiani del domani. I figli di molti di voi della comunità albanese saranno i nostri fratelli italiani di domani, quindi credo che questo sia il messaggio più importante, no? Grazie Alessandro, adesso passerei la parola a Elio. Che dire, scusate per la voce, sono molto contento di questa sera, di questa serata. Si presenta un film albanese a Torino per la prima volta, e in più è anche presente in sala il regista Dimiter Anadiosi, ed anche la moglie Rosa, quindi Patrizia. Dimiter Anagnosti è praticamente l'uomo e regista che incarna su di sé personalmente e fisicamente tutta la storia della filmografia albanese, e quindi è una serata veramente veramente importante. Basta. Della nostra comunità Erion Kadiov, il quale presenta lunedì prossimo alle 21 al Cinema Massimo in anteprima assoluta la sua opera, un film documentario dedicato diciamo così, a degli episodi particolarmente interessanti delle vicende delle guerre balcaniche. Rion, se vuoi dire due parole sul film. No, dopo il maestro Anagnosti non parlo. Bravo. Anche voce. Ma se venite lunedì mi fa piacere. Fine David. Fine David, maestro.